Mi chiamo Ermanno Sacchetto, fin qui. Io sono entrato nella società nel 1988. E ho curato insieme al professor Giolito. Giolito è stato uno storico famoso che ha scritto la prima tesi di laurea sul mutuo soccorso, professor Giolito. Ho aiutato lui a montare la prima mostra, dopodiché mi hanno fatto entrare nel direttivo. Praticamente per 2 anni sono rimasto come uditore, poi nel 90 hanno fatto le elezioni e sono diventato presidente. Sono rimasto presidente per 30 anni. Logicamente la società era in condizioni abbastanza disastrate perché ti affittava qualche alloggio, se era possibile, ma il più delle volte era gente che a sua volta non poteva pagare. Per farla breve, noi siamo stati agevolati dalla legge regionale che concedeva dei fondi. Quando si intravedeva la necessità di fare un intervento, si faceva la richiesta alla regione e la regione fino a una certa cifra partecipava. E questo ha permesso veramente di trasformare questo immobile che voi vedete adesso, lo stesso museo che voi poi forse avete visto, intravisto. Mi ricordo che abbiamo fatto la prima inaugurazione non ufficiale nel 1900 98, pensare quelle stanze lì prime erano tutte malandate, erano state affittate, c'era di tutto, c'era la sala dove prima si facevano le riunioni e si fanno ancora adesso le riunioni. Insomma, era stata un po' in stato di abbandono per mille motivi. Mi ricordo che guardavo dove poi si era sistemato il museo e mi sembrava una realtà virtuale che dovesse da un momento all'altro sparire. Poi il museo ha avuto l'inizio nel 98, però poi la forma definitiva nel 2001, grazie alla partecipazione attiva della dottoressa Gera, che era una funzionaria regionale. La dottoressa Gera l'ha creata sulla proprie idee, trovando gli architetti che realizzavano quello che lei aveva in mente, ed è venuto fuori questo gioiello, nel senso che effettivamente bisogna vedere il museo e partecipare a quello che si vede sulle pareti, intorno, anche i mobili hanno la loro storia. Perché qui non ci sono opere d'arte nel museo, non ci sono colori, non c'è la fauna colorata, non c'è, ci sono dei documenti scritti con quella grafia di una volta o ci sono fotografie poco allettanti. Bisogna che chi spieghi in modo tale che chi vede deve immedesimarsi, è come se si trovasse in quel momento quando hanno deciso di creare la società di mutuo soccorso, quando hanno deciso di fondare la panetteria, quando hanno deciso di creare il negozio di vendita dei beni di prima necessità. Cioè, ti rende partecipe, altrimenti vedi, esci fuori che ti dice poco. Innanzitutto bisogna dire questo, che nel 1848, quindi non c'era ancora l'Unità d'Italia, questa gente qui però, ma anche gliene pregava mica tanto dell'Unità d'Italia, era piuttosto presa dal fatto che non aveva da mangiare. E quindi quello che le ha messe assieme era la necessità di sopravvivere.
Mutuo soccorso, innanzitutto mutuo, cosa vuol dire? Vuol dire reciproco. Quindi in Aseva un rapporto forzato anche, ma se non lavori assieme agli altri non fai niente. Quindi questa gente sapeva qual era la necessità, creava i presupposti per reagire a questo, diventava creatore, ideatore e poi utilizzatore. Quindi si sono trovati e hanno deciso di mettere tutti partecipare tutti con una certa cifra di iscrizione. C'erano degli operai delle filande che erano talmente mal pagati che non erano in condizioni neanche di pagare la quota di iscrizione, per dire le condizioni. Però il bello del mutuo soccorso era proprio questo, lo stare insieme, ideare, creare, e non erano semplicemente degli utenti di un qualcosa, non avevano niente. Quindi prima hanno scoperto che avevano fame e hanno fatto quello, poi hanno scoperto che serviva il pane e hanno fatto la panetteria, poi hanno scoperto che i beni di prima necessità potevano averli a prezzi calmierati e hanno aperto il negozio, dove sotto adesso ci sono dei negozi vuoti, lì erano i negozi, la panetteria è nell'interno del cortile. Quindi questo era, e tutti partecipavano come, non erano solo utenti, erano. E poi la grande novità è stata quella di mettere il medico, perché questa gente qui quando stava a casa non aveva come adesso la mutua, stava a casa, non veniva pagata, in più doveva pagare il medico e le medicine. Ma loro cosa hanno fatto? Gli hanno messo i medici. Il medico che li visitava e poi dava alla società un contributo per le medicine ed era già un grande salto perché dall'aver niente a poter mangiare, avere il medico, essere. Un'altra cosa che è molto importante è stata questa, la reciprocanza. Questa gente qui si è trovata nel 1953 al primo consiglio che è stato fatto ad Asti. E hanno deciso che una cosa di questo genere, chi per necessità di lavoro si trasferiva in un altro paese, avrebbe perso il beneficio perché se lui era malato a Saluzzo non poteva godere del. Cosa hanno fatto? Che la società lo accoglieva come socio suo, gli dava tutte le cose come a un socio suo, poi alla fine dell'anno. Le società regolavano la parte economica. Questa è la reciprocanza e questo è un altro concetto molto importante, del non fare solo per se stessi, ma fare e aiutare anche quelli. Quindi questa è stata, sono state le scoperte che venivano fuori per necessità. Bisogna dire che questa gente che pure viveva di stenti, però aveva una dignità, era rispettata. La prova ne è che quando ci sono state delle feste di anniversari, anche i soci della società sono stati invitati al teatro sociale. A Pinerolo è città della cavalleria. Venivano i figli della gente per bene, con soldi, venivano a scuola di cavalleria. Pinerolo era nota non solo in Italia ma anche nel mondo, Caprilli, eccetera, eccetera. E si erano creati il loro teatro sociale, il loro circolo sociale, eccetera. Però in occasione delle feste lasciavano partecipare anche i soci delle società di mutuo soccorso. Io sono particolarmente appassionato al museo perché l'ho visto, no, praticamente nascere. C'è per esempio una sala, voi vedrete, dove c'è una mamma e questa mamma parla con una voce dialettale, è commovente perché questa mamma dice, ma quando tu sei a casa, tu hai voglia di lavorare, ma quando tu sei a casa e tu guardi i tuoi bambini negli occhi e i bambini dicono, cosa gli dai da mangiare? Dimmelo tu cosa gli dai da mangiare.
lo ripete due volte. Allora abbiamo creato la società di mutuo soccorso femminile. Ovviamente hanno ripetuto quello che avevano fatto per gli uomini, però c'erano dei problemi, perché per le donne esiste il problema della maternità, quindi c'erano delle spese in più, eccetera, per cui hanno avuto problemi in più da risolvere, perché poi dovevano stare a casa. Allora, dicevo, il museo racconta veramente tutta la storia, tutta la storia. Se pensiamo che poi sono andati anche all'estero, e quando vedrete il museo vedrete, sono partiti, c'era gente che partiva di qui con un pezzo di carta e un indirizzo, Buenos Aires, andava là con la valigia, e là a quell'indirizzo trovava qualcuno che gli indirizzava al posto giusto. Perché cosa succedeva? Che a Buenos Aires a chi arrivava davano un pezzo di terra. Quello arrivava con la sua valigia legata con lo spago, accompagnato da quell'amico, trovava un tale che gli diceva: ti diamo da qui a lì a là. Firma, ciao, arrivederci. Lui rimaneva, quella andavano via e lui rimaneva lì da solo, in mezzo, non aveva niente, per cui la società l'aiutava a mettere insieme quattro assi per mettersi almeno una baracca, l'aiutava a dare degli attrezzi per poter... Era fondamentale, quindi il mutuo soccorso nato in Italia è stato utilissimo anche per gli emigranti, perché trovavano più delle volte gente che parlava lo stesso dialetto. Io sono stato in Argentina, o parli piemontese o parli, per cui ci si capiva benissimo. Però voglio dire che il mutuo soccorso ha portato anche questo beneficio all'estero. Il professor Giolito è stato uno degli artefici della rinascita, perché lui era veramente convinto. Io mi ricordo il professor Giolito, durante una riunione del direttivo, io ero una delle prime volte che partecipavo, si gira, prende un documento, eravamo proprio qui. Lì una volta c'era un pezzo di archivio, prende una lettera che un socio scrive a un altro in occasione di una festa che c'è stata di anniversario, hanno partecipato. Mentre leggeva, il professor Giolito piangeva. Il professor Giolito era innamorato di. Lui veniva qui al mattino, prendeva un documento e stava qui tutta la mattina a meditare, a leggere, eccetera. Tant'è che la moglie poi a mezzogiorno doveva chiamarlo e dire: dobbiamo andare a casa. Non avrebbe mai potuto fare l'archivista e mettere a posto, perché lui ogni documento per lui era un momento della sua fantasia andava. La sua tesi di laurea è ancora attuale. C'è stato un ritrovo a Pinerolo di storici del mutuo soccorso venuti da Firenze, da Roma, eccetera. E io ho telefonato al professor Giovanni: guarda che c'è questa cosa. No, mi vengono, no, perché era molto timido e riservato. Vengono, ma dai, parlo della storia, delle storie che sono state scritte sul mutuo soccorso, ci sei anche tu. Sa, allora per farti piacere, il giorno dopo lui era seduto lì, a un certo punto quelli hanno cominciato a parlare con enfasi della tesi del professor Giolito, e lui si gira verso di me e mi dice: vede, cioè, ammette solo in quel momento che quello che ha scritto lui è ancora attuale. Era di una semplicità, di una modestia effettiva, ma per il mutuo soccorso ha dato veramente tutto.
abbiamo ancora, era nel direttivo, quando io sono stato presidente, lui era nel direttivo e scriveva i verbali a mano. La grafia del professor Giolito per noi è sacra. Quando io parlo di Giolito mi commuovo, non posso non commuovermi, perché anche quando non stava bene i telefonai, ah, se per il mutuo soccorso vengo, allora vengo, e veniva e faceva quello che doveva. Gli hanno dato il premio Pinarolium, che danno a quelli che hanno fatto qualcosa di... Cosa ha fatto? Lui ha parlato del mutuo soccorso, cioè, ce l'aveva proprio nel sangue. È stata fondata nella locanda che c'è nel vicolo, che si titola ancora Vicolo della Società Operaia, il 10 ottobre del 48. Hanno avuto prima un'altra sede, poi sono riusciti a trovare questa sede più confacente, che tra l'altro appare come un immobile, ma in realtà sono due immobili uniti, uno attiguo all'altro. La gente ha bisogno di essere costantemente capita, seguita, anche solo con delle parole. Noi nella segreteria, io ero lì tutti i giorni, venivano a trovarti, ti raccontavano magari delle cose. Poi si stava assieme, si facevano ancora le gite. La gita era un'altra occasione, si faceva il pranzo sociale, c'erano tutte le forme di occasioni per rendere vivace la cosa. Tant'è che di gente giovane bisogna dire che non se ne sono iscritti molti, si iscrivevano i nipoti di qualcuno, eccetera, più perché... D'altra parte non è facile fare innamorare un ragazzo su un tema come quello dell'assistenzialismo buono, della forma di... Non è facile, cercano... E non siamo mai riusciti a fare... Io volevo fare il cineforum, non siamo riusciti. Però quelle altre cose con i medici avevano dato grandi risultati. Adesso abbiamo addirittura l'ambulatorio sociale. Un'altra cosa che è stata fatta dalla Società di Mutuo Soccorso e di cui sono abbastanza orgoglioso, non dovrei, perché che pecca di orgoglio, poi non so dove ho comunque. Allora, abbiamo dato una casa, una nostra casa, in comodato gratuito al comune per 30 anni, il comune l'ha rimessa a nuovo. Ha creato 11 alloggi per gente in difficoltà abitativa. Va la spesa che qualcuno gli faccia fare, sono veramente due passi in su e due in giù, ed è lì. E questa è una bella cosa, perché questa casa era di un'altra società che durante il fascismo era stata obbligata a unirsi alla società di mutuo soccorso nostra, Società Generale Operaia. Era la società degli artisti. Quando è finita la guerra non si sono più organizzati e hanno ceduto la loro casa a noi. Noi in quell'occasione, siccome era un progetto che doveva andare avanti negli anni, abbiamo pensato che l'unico modo era quello di darla per un uso del genere. E difatti per 30 anni hanno la possibilità a queste persone che sono in difficoltà abitativa di trovare un posto dove alloggiare. Il mutualismo è un qualcosa che esiste, bisogna concretizzare un concetto di una cosa che esiste. Il mutualismo è lo stare con gli altri. Ma la difficoltà sta a fare il concetto proprio, trovare gente che la pensi come te e che abbia voglia di portare avanti il discorso
a titolo gratuito, perché si lavora con, senza gratuitamente. Io ritengo una cosa che colpisce al giorno d'oggi l'indifferenza, l'egoismo. Secondo me sono come un trombo, quei trombi che nelle gambe io ne ho uno, perché non ne parlo, il trombo formato da egoismo e indifferenza, che non permettono ai buoni sentimenti di arrivare al cuore. Noi dobbiamo sciogliere questo trombo e far sì, allora il mutualismo è una forma anche quotidiana di vita, che poi si trasforma in associazione, ma se non senti prima la voglia di dividere con gli altri, di fare con gli altri, anche solo l'amicizia, io do grande importanza all'amicizia, è una ricchezza l'amicizia, ma ormai non ci si è più abituati. Se voi vi rendete conto, alle volte, a me capita di fare dei gesti che per me sono usuali, tenere la porta aperta se entra qualcuno, ti guardano stupiti, non sono più abituati, non siamo più abituati, quasi ci salutiamo. Per cui il mutualismo è questo reciproco, perché mutuo vuol dire reciproco, il mutualismo vuol dire reciproco, la reciprocanza vissuta giorno per giorno tra persone, cosa a cui non siamo più abituati. Perché il mutuo soccorso sta scomparendo? Perché il mutuo soccorso vive soprattutto nei paesi piccoli, dove è quasi indispensabile, perché lì c'è ancora l'amicizia, c'è ancora il rispetto, ci sono ancora tante cose e si rendono e fanno danno agli abitanti veramente dei servizi importanti, tipo portare all'ospedale, fare quelle cose. Nelle città, più le città sono grandi, più il mutualismo sparisce. Solo a Pinerolo sono 70 società. Le società si rubano le persone tra loro, non c'è più, alcune fanno delle attività similari al mutuo soccorso, ma sono un'altra cosa, ognuno vuole essere il primo in qualcosa. Però mutualismo è proprio questa forma di reciproco, parte da un reciproco rispetto, è una voglia di aiuto, di darsi aiuto.